continua la discussione. Mr. Excellent contro Sonny Vegas. Sul ring. Invece abbiamo fuori Riot che si prende una birra, Jesse Jones invece che sculetta. Vabbè, Jesse Jones, che fa Jesse Jones? Ma subito Mr. Excellent qua che mostra la sua tecnica qua, sai, pura. Andiamo con la tecnica contro Mr. Excellent, sì. No, non sottovalutiamo Sonny. Comunque, anche Sonny ha assolutamente una gran tecnica. Cioè, non si è menadito Mr. Excellent, ricordiamo che pur essendo avversari, comunque Mr. Excellent ha insegnato a Sonny Vegas a lottare, quindi potrebbe anche essere un modo per Mr. Excellent per trarre vantaggio da tutto da questo combattimento. È il magico pollo di Lodi della ICW, sforna talenti impressionanti, vediamo gente come Zuma, come Spencer, e poi c'è Sonny Vegas che insomma cerca di fare il suo e ci prova con il secondo schieramento. 1-2, solo conto di 2. Il problema di Sonny è che secondo me ha avuto un sacco di brutti momenti che lo hanno tirato giù, ma Sonny varrebbe molto di più. No, di quello assolutamente, che assolutamente, ne sono assolutamente convinto. Vediamo se Jesse Jones sarà riuscito a riportarlo nella retta via. Diciamo. Intanto Mr. Excellent qua con la presa al collo, prova a reagire, Sonny Vegas lo spinge contro le corde, ma Mr. Excellent. Diciamo che anche riguardo la forza, Mr. Excellent. Excellent. Potrebbe mangiare in testa numerosi atleti della maggior parte, credo. Dai Sonny, dai Sonny! No. È il tuo momento! No! Ci prova Sonny Vegas senza alcun risultato. Ha tirato fuori Mr. Excellent, messo a terra, messo all'angolo e dal cambio a Riot e dentro anche Sonny Vegas. Derby bresciano qui tra i due. Eh sì, i due si conoscono molto bene, molto molto bene, però qua ci sono di mezzo i titoli di coppia e Jesse Jones aveva bisogno di una sfida del genere da tantissimo tempo. Infatti guardate il rispetto tra i due. Prova la finta Jesse Jones. No! Ma qui usare contro Riot queste tecniche non è molto efficace. Ed è talmente confuso da colpirsi da solo, no? Ma riesce a evitare di colpirsi da solo, ma qua ci prova anche Riot, tentativo di un out to Smith. Sì. L'arbitro dice di no. Andiamo sul andiamo sul personale qua. Sì, anche verso l'arbitro nel caso specifico, che giustamente chiede di non fare i bravi. No! E ce l'ha fatta! Jesse Jones! Riot accusa il colpo! Jesse, l'altro wrestler fenomenale, che purtroppo è rimasto fermo per un anno per via di un infortunio al ginocchio, ma adesso che è tornato insieme a Sonny è il suo momento, è il momento dei top players, guardateli come collaborano. Mossa di coppia, è andata a vuoto, ci prova qua Sonny Vegas che purtroppo qua va a colpire il suo compagno e prende una serie di gomitate in faccia così per il disturbo. Ho parlato fin troppo presto dei cattivi. Attenzione, Riot prova il suplex su Sonny Vegas, perfettamente eseguito, e cerca il cambio verso Mr. Excellent, però non l'ho capito questa. Intontito. Prova lo schieramento 1-2, poi ha cercato il cambio, voleva semplicemente uscire, togliersi dalla situazione indipendentemente da chi entra, va bene tutto. Riot e la casta in generale in fase di dominio, mentre Jesse Jones ritorna sul ring. Mr. Excellent dentro adesso. Excellent. Colpire Sonny Vegas.
ferrea con cui colpisce Sonny Vegas. Comunque è molto concentrato, Mr. Excellent. Excellent vuole tenere i titoli, non ha nessun motivo per anche solo poter pensare di perderlo quel titolo. Attenzione, Sonny Vegas prova la reazione. Mr. Excellent ancora. Credo che in Italia non ci sia nessuno a livello di Mr. Excellent. Però non credo, è un mix di potenza, tecnica, abilità dello striking, abilità nelle sovrintromissioni, pura abilità nelle prese, che è veramente unica. Eccellente wrestler di coppia, cioè non ha un vero e proprio punto debole. Riot prova! Oh! Il calcione in faccia. Devastante Big Boot. Messo a sedere. E continuiamo. Sonny ha bisogno di una mano. Decisamente Sonny ha bisogno di un cambio in questo momento. Sta venendo massacrato. Oh! Un pugno nella gola, malissimo, malissimo proprio. Perché poi ti toglie anche il fiato questa cosa. Fa male, toglie il fiato, toglie sicurezza, è proprio un colpo bruttissimo da subire. Reazione Sonny Vegas, attenzione! Oh, grande reazione! Adesso è il momento giusto, può dare il cambio a Jesse Johnson. Cambio. Vai, vai, vai Sonny! E cambio verso Jesse Johnson! E anche verso Mr. Excellent, attenzione Jesse Johnson! E dentro il ring, close line! Un'altra! Mr. Excellent rotola a terra! Attenzione! Oh! Fantastico! Il ginocchio funziona! E come? Sì, sì, sembra che sia ripreso completamente, direi. Attenzione, prende la rincorsa Jesse Johnson! Doppia ginocchiata sull'addome di Mr. Excellent e lo carica sulle spalle. Shigeroshi! Wow! Fa lo schieramento per i titoli di coppia! 2,99! Si è mancato 2,99! Pochissimo. Questa veramente è stata... Jesse Jones voleva il 3, ma qui ci anche vuole il VAR. Lo chiama il 3, sì sì, è veramente, veramente al limite, altro che il... La moviola nel wrestling, ragazzi. E ancora Jesse Jones con il dropkick alle spalle di Mr. X. Però neanche Jesse ha protestato più di tanto, quindi non deve aver sentito anche lui che si alzava in tempo, perché se no ci sarebbero state più proteste. No, ma che cosa vuole fare? Oh, attenzione, Jesse Jones sopra la terza corda. Sonny ha preso il cambio. Ma no! No! Sonny! Era pronto per la cost to cost! Veramente non vuole che rischi così tanto, insomma. No. Esatto, è una mossa estremamente pericolosa. E Riot alle spalle! Sonny Vegas è un cretino. E Riot, la casta, riprende il dominio del match. Come dicevamo prima, Sonny ne ha subite tante, veramente tante. Secondo me è stato un errore di distrazione. Attenzione! Riot prende la ricorsa! Mamma mia! La chiama di nuovo, no? I top players decisamente in difficoltà dopo la gaffe, dopo la figuraccia di Sonny Vegas. No, Yuranagi! Yuranagi dopo un super... Attenzione, 1, 2, 3! No! No, Jesse Jones! Si riesce Jesse a bloccare il braccio all'arbitro! Punito brutalmente da Riot. Non ho colpevolmente tessuto anche le lodi di Riot in questo match, che comunque ha sempre dimostrato di essere un wrestler super completo e oltretutto un grandissimo wrestler di coppia. Ha avuto tantissimi tanti partner e tantissimo successo. Credo che sia probabilmente il wrestler di coppia più di successo in assoluto in SW. Attenzione, provano. Cosa tenta un doppio super Jesse in qualche modo sta. Jesse Jones riesce a difendersi. Testate! Dai Sonny, riprenditi e dagli una mano. Dai! Sexel che finisce! Le griffe di Sonny Vega! Oh! E adesso tocca Riot! Adesso tocca Riot! Attenzione, Sonny Vega! In grande buio! Grande buio! Adesso Jesse Jones è pronto, finalmente, attenzione, la fa Ghost to Ghost. Vai Sonny Vegas,
Sonny Vegas è quello legale, ricordiamo, è lui che deve effettuare lo schieramento per i titoli di coppia. Uno, due, solo due, incredibile. Hai piegato troppo tempo Sonny Vegas, doveva sbrigarsi invece. E l'avversario era nelle corde, però ha dovuto spostarlo, non ci poteva. Mancava tanto così per la realizzazione finalmente del sogno dei top players. Mamma mia, del destino dei top players, quella di essere campione di coppia finalmente. Carica il pubblico, Sonny Vegas è pronto. Certo che Riot anche uscire da un grande buio, da una costo, cioè devi avere Riot comunque, ha dimostrato una resistenza impressionante in questo momento. E si vuole entrare il pubblico, vuole Jesse. Sonny però non sembra contento di questa cosa. Che cosa fa? Sonny! Ma vedete? Che sta andando via? Sonny torna! Vedete, questa è la dimostrazione che Sonny non è un buon compagno. Attenzione però, Jesse Jones prova a reagire. Bene kick, assurdo! Sonny Vegas vicino all'entrata. Invece Jesse Jones in balia comunque di Mr. Excellent. Ci riprova, attenzione, Mr. Excellent a terra. Io sono ancora sconvolto, ragazzi, cosa sta facendo Sonny? E Jesse ancora che lo chiama. Dai, torna Sonny, bravo, Sonny! Sonny Vegas torna. Che torna su ring a prendersi il palio. Decide di tornare. Sonny, bravo! Colpito alle spalle da Mr. Excellent. E Sonny, vai! Super King! Jesse Jones! Dai che è il vostro momento, ragazzi! Ce la possono fare! Dai! Ci sono! Io non riesco proprio a capire Sonny Vegas. Però è tornato, vuol dire che è stato un errore! Attenzione, grande buio! Oh! Attenzione, uno, due, e tre! Sono i campioni di coppia! Finalmente! Realizzano il destino! Due anni! Finalmente! Complimenti a Jesse Jones e a Sonny Vegas che nonostante i numerosi problemi di coppia, sapori di comunicazione, di comprensione, comunque bisogna ammettere che quella tra Sonny Vegas e Jesse Jones è una delle relazioni più tossiche degli ultimi tempi, degli ultimi anni. Sì, guardali, si abbracciano, si tirano gli schiaffi, no, non si capisce, non ho mica capito questa cosa. Però i top players per la prima volta sono campioni di coppia. Hanno realizzato finalmente il loro destino. Sonny secondo me ha avuto un momento di calo emotivo, ma poi è tornato e vedi come deve ancora ricordarsi che Sonny è dalla, che Jesse è dalla sua parte. Guardate il gesto sportivo della cassa, non una cosa da poco, la cassa che accetta la sconfitta. No, assolutamente. Che bello, finalmente vedere Jesse Jones con un titolo in mano, vedere anche Sonny con finalmente, ma Sonny Vegas se ne può anche andare a casa sua. Ma no, ma quello non so perché? Ma perché non è un vero amico, non è un vero compagno di tag. No! e guardalo se non avevo ragione, che schifo Sonny, perché? Che stai facendo Sonny? Complimenti a Sonny Vegas, bravissimo Sonny! È completamente impazzito! Sonny, ma è tuo fratello quello! Cosa stai facendo? Sonny è completamente impazzito! Sonny! Che cosa sta facendo? No, ragazzi, dai! No, molto, molto male! No, Sonny! Sonny, è tuo fratello! Era il vostro destino questo momento, cosa stai facendo? Sonny, non farlo! No! Sonny Vegas con una sedia in mano chiude il ginocchio di Jesse Jones. Il ginocchio infortunato, no, no,
Manizer no. Team no. 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 Sonny non parlo. Non parlo, Sonny. No. Jesse Dio. Jones. Potremmo appena aver assistito alla fine della carriera di Jesse Jones. Sonny, cosa stai facendo? Ha distrutto i top players dall'interno, Sonny sì. Vegas. Ma perché?